Chiaravalle Centrale si prepara ad accogliere la seconda edizione del Premio Nazionale di Arte Contemporanea, Chiaravalle Arte, promosso dall'amministrazione comunale con il patrocinio dell'Accademia di Belle Arti di Catanzaro, della Regione, della Provincia e della Consulta Comunale della Cultura. Dal 29 luglio al 13 agosto 29 artisti di livello nazionale e internazionale, ospiti d'eccezione, murales, installazioni e una sezione dedicata a 14 giovani talenti dell'Accademia animeranno i locali del Liceo Scientifico di Piazza Calvario. Il programma è stato illustrato oggi in conferenza stampa presso la sala consigliare comunale di Via Castello. Presenti il direttore artistico del premio, Nicola De Luca, il sindaco Domenico Donato, il vice sindaco Pinarizzo, la presidente della Consulta Comunale della Cultura, Teresa Tino, la vicepresidente Paola San Giuliano, la professoressa Lara Caccia, storica e critica dell'arte, docente dell'Accademia di Belle Arti di Catanzaro, la professoressa Rosetta Candelieri, docente dell'Istituto Ferrari di Chiaravalle. Il sindaco ha espresso il suo entusiasmo per l'impegno organizzativo che ha portato alla realizzazione della seconda edizione del Premio Nazionale di Arte Contemporanea Chiaravalle Arte. Ci crediamo fortemente in questo progetto, ci crediamo così tanto che le nostre attenzioni ormai da più anni sono indirizzate sulla crescita culturale che deve avvenire anche attraverso le strutture comunali. In questi giorni è stato anche aggiudicato Palazzo Staglianò, quindi anche questo che potrà divenire veramente un polo attrattivo culturale per la nostra realtà. È crescita questa e noi in questo ci crediamo fortemente. Sollecitato sull'argomento da Nicola De Luca, il sindaco ha inoltre confermato l'idea di un museo permanente di arte contemporanea a Chiaravalle, progetto che ha ricevuto pubblicamente il plauso della professoressa Lara Caccia. Il mio impegno, oltre a quello inerente alle mostre estive, sarà sicuramente sempre più immersivo anche per promuovere il museo. Perché per un territorio avere un museo permanente è avere la possibilità di avere sia dei riconoscimenti a livello nazionale e anche successivamente per avere anche dei fondi da poter attingere come museo stazionario e permanente. De Luca, nel presentare i dettagli della manifestazione, ha ricordato che anche quest'anno l'organizzazione si avvale del prestigioso contributo del critico d'arte Maurizio Vitiello e del gallerista e saggista Vincenzo Lepera. Abbiamo suddiviso la mostra in due sezioni principali. Uno è quello degli artisti oramai professionisti e con esperienza e storicizzati pure, e un settore invece dedicato ai giovani studenti, ai giovani dell'Accademia di Belle Arti. Pinarizzo e Teresa Tino hanno rimarcato vicendevolmente l'ottimo rapporto di collaborazione tra l'amministrazione comunale e la Consulta della Cultura. Ecco, noi da 2 anni abbiamo cercato di farlo con l'arte, riempiendo di bellezza questi luoghi, prima le sale di Palazzo Staglianò e quest'anno, come avrete già sentito da chi mi ha preceduto, le aule del Liceo Scientifico. La cosa molto bella e prestigiosa è l'aver avuto la collaborazione dell'Accademia di Belle Arti di Catanzaro e noi di questo ringraziamo il direttore, il dottore Piccari, e poi chiaramente la nostra professoressa Lara Caccia, che ha curato sia l'anno scorso e lo farà anche quest'anno le installazioni, quindi i lavori degli allievi. La manifestazione sarà arricchita da una installazione del gruppo Macross, mentre Salvatore Start realizzerà un murales in una delle serate. La grafica è stata curata da Paola De Luca. Tra i tanti patrocini istituzionali spicca quello dell'amministrazione provinciale di Catanzaro, che in accordo con il dirigente scolastico Fabio Guarna ha concesso l'utilizzo dei locali del Liceo Scientifico di Chiaravalle. Dallo stesso istituto Ferrari arriveranno anche 2 studentesse che nell'ambito del PCT offriranno servizi di accoglienza durante l'intero periodo della mostra. Morena Daniele e Michela Sanzo. Sì, diciamo che l'obiettivo primario è stato quello di volere coinvolgere il mondo dei giovani, farli avvicinare al mondo dell'arte, sensibilizzarli, visto che insomma, il territorio non offre tante possibilità. E quindi un motivo in più, diciamo, è quello di avere programmato per loro un percorso di PCTO che offra loro, oltre la possibilità di confrontarsi con artisti e tecnici,
che cureranno la mostra, ma anche ecco, di guadagnare delle ore previste per il loro percorso del PCTO. L'inaugurazione è prevista per il 29 luglio alle ore 18:30 alla presenza del direttore dell'Accademia di Belle Arti di Catanzaro, Virgilio Piccari. Dopo il successo dello scorso anno, un nuovo imperdibile evento di arte e cultura a Chiedavalle Centrale. Certo, quest'anno, grazie al direttore Virgilio Piccari dell'Accademia di Belle Arti di Catanzaro, abbiamo l'ufficialità del patrocinio gratuito dell'Accademia e questo convalida ancora di più la collaborazione con l'Accademia e la promozione dei giovani artisti. E l'intelligenza artificiale è un tema di profonda cultura, ma poi da trasmettere agli alunni. E voi siete insegnanti, professionisti della scuola, e questo forse sarà ancora più difficile che capire che cos'è l'intelligenza artificiale. Esattamente, infatti questo libro dà proprio lo spunto per arricchire la nostra conoscenza e il nostro pensiero su questa tematica così attuale e che sta costituendo una delle tematiche fondamentali di questo periodo. Ma un giorno l'intelligenza artificiale potrà sostituire gli insegnanti? Assolutamente no, assolutamente no. Diciamo che potrà essere un coadiuvante della nostra missione, l'uomo, l'intelligenza umana è fondamentale. E poi una domanda che interessa i nostri telespettatori: quanto è forte il legame della sezione UCIM di Soverato? Quanto vi volete bene? Quanti siete? Siamo tantissimi, veramente stiamo raggiungendo dei numeri sempre più grandi, grazie anche ai nostri corsi di formazione molto interessanti. Abbiamo notato una certa risposta, soprattutto durante il periodo della pandemia, con questa voglia di risvegliarsi alla formazione. Adesso che stiamo prendendo più contatto con la realtà e avvicinarci più tra di noi, però non ci siamo persi per niente durante questo periodo, facendo anche dei corsi in stream. Catecheta, teologo, ma soprattutto un uomo semplice, un operaio della Messe del Signore, Don Ferdinando Fodero, questa sera dialoga con Francesco Pungitore su questa intelligenza artificiale. Ma può essere un qualcosa che fa sentire l'uomo come creatore? Probabilmente questo è il rischio maggiore che emerge. L'intelligenza artificiale in fondo è la grande questione di questo nuovo umanesimo, il transumanesimo, in cui l'uomo si sostituisce a Dio e pensa con la propria capacità, la propria forza tecnica e scientifica un po' di essere Dio, gioca a fare Dio. Quindi sì, l'intelligenza artificiale sicuramente è una grande opportunità e ancora chissà quante scoperte ci permetterà di vivere, di acquisire, però il rischio è proprio quello di che la creatura, ecco, cristianamente parlando appunto, che la creatura si sostituisca al creatore. Lei è molto vicino all'UCIM, che è un'associazione cattolica, e quindi cura e segue i passi di questa sezione di Soverato e non solo. Stiamo tranquilli per quanto riguarda gli insegnanti? Ma certo, io sono l'assistente, il consigliere regionale, ecclesiastico regionale, e bisogna riconoscere che gli insegnanti, i dirigenti della scuola calabrese sono sempre di più all'altezza non solo del loro compito, ma anche delle nuove sfide che la realtà sta ponendo. Visitando le sezioni UCIM calabresi, gli insegnanti e i dirigenti, si denota questa passione educativa che si traduce nella ricerca costante di aggiornamento, di trovare nuove metodologie per offrire il proprio servizio per la formazione degli studenti calabresi. Quindi che anche la Calabria può dire la sua e la può dire a gran voce grazie alla professionalità degli insegnanti appunto dei calabresi. Guardando la sala del Sala Padù praticamente piena e la temperatura saranno 50 gradi percepiti, ci si chiede: quindi fede e cultura attirano ancora, permettono di ragionare e dialogare? Fede e cultura, nonostante le opposizioni
della cultura contemporanea, sono l'argomento che continua a destare maggiore interesse. E questo fin da sempre, fin da quando l'uomo ha iniziato a farsi delle domande, a diventare intelligente, subito dopo si è chiesto se esiste Dio e chi è questo Dio. Quindi penso che, nonostante il mutare degli scenari culturali, il dialogo tra la scienza e la fede, tra la ragione e la fede, per dirla con Josef Ratzinger, con Giovanni Paolo II, con Papa Francesco, ecco, fede e ragione ancora hanno tanto da dirsi e da dare alla nostra società. L'estate da 45 gradi in su non scoraggia l'UCIM, sezione di Soverato, che organizza un importante evento, la presentazione di un libro che sta facendo parlare, sta facendo discutere, La metafisica e l'intelligenza artificiale. Francesco Pungitore ne è l'autore. Questa intelligenza artificiale, quanto è reale, quanto è vicina all'uomo, quanto ne è diversa? Allora, sicuramente bisogna fare chiarezza, nel senso che si fa anche un po' di epica e di enfasi dell'intelligenza artificiale. Certamente ha fatto passi da gigante, ma non può emulare né racchiudere quello che è il senso dell'empatia umana, dei valori anche etici che siamo in grado di esprimere. Però sicuramente è uno strumento molto utile, è uno strumento che cambierà in maniera particolare radicalmente il mondo del lavoro. Allora, quello che vuole essere il messaggio del libro è anche questo, al di là degli spunti di carattere filosofico, come insomma emerge dal titolo. Però siamo attenti che soprattutto i nostri giovani devono avere le competenze giuste e necessarie per usare consapevolmente questi mezzi, perché d'ora in avanti dovranno necessariamente convivere con delle occupazioni, quindi con dei posti di lavoro in cui l'IA sarà fondamentale e prioritaria. E questa sera se ne parla con l'UCIM, quindi un'associazione di insegnanti e di operatori scolastici, quindi c'è un collegamento anche con la pedagogia. Esatto, sì, c'è un collegamento molto forte, perché l'intelligenza artificiale viene usata già ora, soprattutto per quanto riguarda i bisogni educativi speciali. Ci sono dei modelli di intelligenza artificiale importanti che già insomma quotidianamente possono essere utilizzati per recuperare ad esempio dei gap che possono essere la dislessia, la discalculia, per aiutare anche a personalizzare gli apprendimenti, per aiutare nella valutazione, per cui l'intelligenza artificiale nella didattica ha un ruolo importante e fondamentale. Bisogna superare un po' di resistenze, perché ahimè tanti docenti la vedono con un po' di paura, quasi possa sostituire il ruolo insostituibile del docente. Quindi rassicuriamo i docenti. Francesco Pungitore come giornalista è sempre stato un passo avanti agli altri, come scrittore due. Diciamo che i docenti li rassicuriamo, però non rassicuriamo i giornalisti, perché l'intelligenza artificiale sta sostituendo tantissimi posti automatizzabili della professione che, ahimè, insomma, ci rappresenta in maniera così, insomma, quotidiana. Perché? Perché forse anche noi stessi probabilmente abbiamo sbagliato qualcosa in passato, nel senso, se noi interpretiamo il ruolo del giornalista come semplicemente un copia incolla di comunicati stampa, allora ben venga l'intelligenza artificiale che lo fa in maniera autonoma. Se magari torniamo invece a fare i giornalisti di una volta, quindi consumiamo le nostre scarpe alla ricerca di notizie, quel ruolo le macchine intelligenti non lo potranno fare mai. E un'ultima battuta, questa con l'amico Francesco Pungitore: l'intelligenza artificiale sconfiggerà l'ignoranza naturale? E infatti io spesso utilizzo questa metafora del tipo: non mi fa paura l'intelligenza artificiale, mi fa più paura la non intelligenza umana. Ma diciamo che dobbiamo imparare soprattutto a far convivere le due cose, nel senso, lo strumento è utile e allora va usato consapevolmente. Dall'altra parte magari ci stimolerà, come dicevo prima, a tornare ad essere più umani, cioè a tornare a lavorare sull'empatia, su quella, come dire, capacità noetica, intuitiva che ci caratterizza come esseri umani. E io penso e spero di sì. Torna l'incubo grano e i consumatori italiani rischiano di pagare a caro prezzo il rialzo delle quotazioni della materia prima sui mercati internazionali. A lanciare l'allarme è Assoutenti, che fornisce i dati sui possibili effetti degli aumenti dei prodotti derivati dal grano per le tasche delle famiglie. Lo stop della Russia all'accordo ONU per l'export alimentare dell'Ucraina, i raid che hanno distrutto 60.000 tonnellate di grano e il crollo della produzione fino al meno 60% per gli effetti del clima rischiano di scatenare uno tsunami che si riverserà direttamente sulle tasche delle famiglie.
Un nucleo di 4 persone spende in media in Italia 1.320 euro annui per pane e cereali. Un aumento dei prezzi al dettaglio del 10% per i prodotti derivati dal grano determinerebbe una maggiore spesa da più 132 euro annui a famiglia solo per i costi diretti. Assoutenti ha stilato la classifica delle città italiane dove la pasta costa di più. Il prezzo più alto si registra a Pescara, con una media di 2,50 euro al chilo, seguita da Cagliari, Genova e Macerata. Nel 2022 il commercio mondiale di beni registra una crescita dell'11,5% rispetto al 2021, lo evidenzia l'Istat. Anche l'interscambio mondiale di servizi registra un deciso aumento, con un più 15,3%, mentre si riducono gli investimenti diretti esteri. L'Italia ha fatto registrare sia un forte aumento del valore in euro delle merci esportate, sia un incremento decisamente più ampio delle merci importate. La crescita quasi doppia delle importazioni rispetto alle esportazioni nel 2022 determina un deficit della bilancia commerciale di 30,7 miliardi di euro. Nel 2021 il saldo commerciale era positivo per 40,3 miliardi. A contribuire al disavanzo commerciale è soprattutto la componente energetica, per effetto del forte rincaro dei valori medi unitari dei prodotti, accentuato dal conflitto in Ucraina. Al netto di questa componente, il saldo commerciale si è attestato a 80,6 miliardi nel 2022. La quota di mercato dell'Italia sulle esportazioni mondiali di merci è in lieve calo al 2,65%. A pochi giorni dalla Giornata Mondiale della Gioventù, che quest'anno si terrà in Portogallo, il Segretariato Generale della Gioventù Cristiana in Palestina ha organizzato il 22 luglio una messa a Beggiala a Betlemme, presieduta dal Patriarca di Gerusalemme dei Latini, Sua Beatitudine Pier Battista Pizzaballa, e da Sua Eccellenza Monsignor Americo Aguiar, Vescovo Ausiliare di Lisbona e Presidente della Fondazione GMG Lisbona. Ci sono due ragioni di questa mia visita. La prima è per mantenere una promessa fatta ai giovani che sono venuti dalla Terra Santa a Lisbona a preparare il pellegrinaggio. A loro ho detto che prima della GMG avrei trovato il tempo di visitarli. Ed eccomi qui. L'altra ragione riguarda quello che mi ha sempre detto Papa Francesco. Non dimenticare chi non può venire a Lisbona. Ho fatto questo sforzo. Ci siamo impegnati ad incontrare i giovani che hanno delle difficoltà ad andare a Lisbona, come dall'Ucraina e dalla Terra Santa. Questi giovani sono un esempio. Grazie alla loro resilienza riescono a superare tutti gli ostacoli che vediamo. Il dialogo e l'incontro, nonostante tutto, sono possibili. La Giornata Mondiale della Gioventù è un incontro globale, è molto importante e stiamo lavorando per portare a Lisbona i giovani di tutto il mondo, che rappresentano quella fratellanza universale, fratelli tutti. Certamente i giovani palestinesi saranno in modo speciale una presenza molto amata, molto cara ai giovani di tutto il mondo. Sarà una presenza molto amata, molto querida da parte dei giovani del mondo intero. Nella sua omelia, Sua Beatitudine Pizzaballa ha fatto riferimento all'ampia partecipazione dei giovani di Terra Santa quest'anno alla Giornata Mondiale della Gioventù. 90 dalla Giordania, 50 dalla Galilea, 200 dalla Palestina e 20 per la prima volta da Cipro. Il Patriarca ha invitato questi giovani a investire il loro tempo nel fare del bene, nonostante le tante ingiustizie a cui assistono nella loro vita. Il Vescovo Ausiliare di Lisbona ha visitato inoltre alcuni dei laboratori artigianali che hanno realizzato migliaia di corone del rosario da distribuire ai partecipanti alla GMG. Questo progetto, realizzato da Caritas Gerusalemme, ha dato lavoro a molte famiglie della città di Betlemme. La Giornata Mondiale della Gioventù del Panama
já teve um protocolo de colaboração. La GMG di Panama aveva già un protocollo di collaborazione con la Caritas di Gerusalemme per la produzione dei rosari. Così abbiamo cominciato a parlare con loro per produrne di nuovi per la GMG di Lisbona. Nel frattempo abbiamo cominciato a cercare aiuti economici. Abbiamo chiesto ad aiuto alla Chiesa che soffre ed ora supporta il progetto. Un progetto che permette a molte famiglie di avere un provento grazie proprio alla produzione dei rosari che verranno distribuiti alla giornata mondiale di quest'anno. Attraverso la produzione dei terzi rosari che sono distribuiti in Lisbona ai giovani. La GMG offre ad ogni giovane un'esperienza di incontro con Cristo, un dialogo personale con Lui. Sono giovani che, come ricorda Papa Francesco, danno un forte contributo alla missione di tutta la Chiesa, in particolare alle generazioni future. Thank you.